Poracci, ma questa è una cosa gravissima. Nessuno mi ha azzeccato il titolo del gioco misterioso. Ma qui non si può andare avanti. Intanto però vi ringrazio per avermi fatto sganasciare con le vostre risposte sbagliate. L'omaggio al maestro Capatonda è apprezzatissimo, come Super Mario 3 dita negli occhi e Super Mario 3 spicci. Chiudo con Super Mario denuncia di Nintendo 3D Land, visto che probabilmente sarà finita così. Ora però tirate fuori il nome corretto, altrimenti siamo in stallo. Solo risposte sbagliate, ma anche giuste. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando nessuno indovina il titolo iniziale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che dopo averla vista dall'inizio alla fine, domani potrete anche evitare di andare al lavoro. È uno scherzo, non fatelo, no. Oggi andremo ad analizzare le dichiarazioni di Shigeru Miyamoto sul futuro della serie di Mario in tre dimensioni e anche la lista dei candidati del premio miglior gioco di sempre dei Golden Joystick Awards, che sono sicuro farà discutere tantissimo. Non vi basta? Tranquilli, mica è tutto qui, però prima di iniziare come al solito vi invito a supportarmi nella conquista non violenta di YouTube Italia. Basta che lasciate un like e vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche. Semplice. In descrizione trovate anche il link al Patreon, il Patreon dei Poracci, dove giovedì 11 alle 21 si terrà una live aperta a tutti gli abbonati per festeggiare insieme la crescita del canale. E se avanza tempo proveremo insieme anche GTA San Andreas. Infine vi ricordo che il 13 e il 14 novembre mi troverete alla Milan Games Week e spero di incontrarvi tutti e 20.000. Ma magari non proprio tutti tutti, però spero di stringere la mano a qualche poraccio. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. L'uscita di Uncharted 4 Remastered è sempre più vicina e presto potremo giocare al capitolo conclusivo delle avventure di Nathan Drake su PS5 e a seguire anche su PC. La collection è apparsa sul sito dell'ente di rating australiano e sebbene sia stata indicata da Sony come semplicemente in arrivo per inizio 2022, l'analisi delle tempistiche dei titoli precedentemente apparsi su questo portale suggerisce che Uncharted possa arrivare su PS5 a febbraio. Non sappiamo ancora quali siano le feature aggiuntive presenti in questa riedizione di Uncharted 4 e della sua espansione, ma in linea con quanto visto su Days Gone, Death Stranding, Horizon Zero Dawn e anche il futuro God of War, si attendono dei bei passi in avanti in termini di grafica. Voi giocherete a questa remaster? Novembre sarà anche un mese di grandi uscite, ma per fortuna c'è sempre spazio per essere poracci fino in fondo. Ubisoft ha infatti deciso di festeggiare i 35 anni dall'apertura dello studio regalando la versione PC della trilogia degli Assassin's Creed Chronicles. Basta iscriversi con un account gratuito e aggiungere alla propria libreria la collection entro il 12 novembre. Non si tratta di certo dei capitoli migliori della saga e i Chronicles abbandonano il classico impianto di gioco per sposare un gameplay stealth in 2.5D. Ma che fate? Rifiutate un gioco gratis? È gratis, lo prendi, lo giochi, sta là. Vi ricordate del teaser del nuovo gioco di Sonic svelato in coda alla celebrazione del 30° anniversario della mascotte? Il data mining dei metadati del video aveva reso noto che probabilmente il gioco si sarebbe chiamato Sonic Rangers e secondo alcuni leak si sarebbe trattato di un open world in stile Ubisoft. A ottobre però un nuovo rumor aveva avanzato l'ipotesi che il titolo fosse stato rinominato in Sonic Frontier e che l'impostazione open world fosse rimasta, ma che ora si avvicinasse di più a quanto visto in Breath of the Wild. Ora è certo che Sega ha depositato il marchio registrato di Sonic Frontiers, il che dà validità a quest'ultimo rumor. Siete pronti per un Sonic Open World fatto da Sega? Io non credo. In ogni caso, il 2022 sarà un anno ricco di sorprese. Ma passiamo alle notizie del giorno. In seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari di Nintendo avvenuta la scorsa settimana, si è tenuto un botta e risposta con gli investitori che ha riservato parecchie sorprese. Uno degli interventi più interessanti è stato quello di Shigeru Miyamoto, che interrogato sulla differenza tra i Super Mario in 2D e in 3D, ha fornito il suo punto di vista sulla storia dello sviluppo dei titoli con protagonista Mario e anche sul futuro della serie. Per Miyamoto, con Super Mario Galaxy si era raggiunto un punto dove i Mario in 3D erano diventati dei prodotti estremamente complessi che rischiavano di allontanare una fetta consistente dell'utenza della console. L'idea che ha portato poi alla realizzazione nel 2009 di New Super Mario Bros. Wii era quella di creare un nuovo Mario accessibile a tutti i titoli
tipi di giocatori. In fondo si trattava di un side-scroller in due dimensioni molto basilare, concept che è stato portato all'estremo con Super Mario Run nel 2016, un esperimento che possiamo definire, senza ombra di dubbio, il Super Mario in 2D più semplice da giocare di sempre. Quando Nintendo sviluppa un videogioco, l'obiettivo è quello di incorporare nuovi elementi, ma allo stesso tempo c'è la volontà di proporre un titolo che possa divertire anche i giocatori dell'ultima ora. Sempre per Miyamoto, però, con Super Mario Odyssey il trend sembra essersi invertito e il gioco è stato apprezzato da un gran numero di giocatori appartenenti a tutte le fasce di età. Quindi, conclude il game designer, andando avanti con lo sviluppo dei Mario in 3D, vogliamo provare ad espandere la ricetta di Odyssey verso nuove direzioni. Il successo di Odyssey in fondo non è ignorabile, con quasi 22 milioni di copie vendute è il platform in 3D dell'idraulico italiano più venduto di sempre e stacca di netto il secondo posto occupato da Galaxy, fermo a meno di 13 milioni di copie. C'è da dire che ho apprezzato particolarmente Odyssey, forse lo reputo uno dei titoli che preferisco in assoluto, anche perché è vero quello che dice Miyamoto, si tratta di un titolo godibile da tantissimi tipi di giocatore. E sebbene non sia complicato da portare a termine, completarlo al 100% raccogliendo le lune più avanzate non è certo un'impresa da principianti. Bisogna vedere però come vanno interpretate le parole di Miyamoto. La naturale evoluzione di The Mario in 3D è un Odyssey 2? Sareste felici di vedere un More of the Same, magari pensato per essere ancora più accessibile da tutte le fasce di età? Oppure preferireste un cambio di rotta radicale come è successo nel passaggio da Sunshine a Galaxy? Per ora non possiamo prevedere nulla di certo, però una cosa è sicura. Sono passati ormai 4 anni da Odyssey e nel 2022 potremmo iniziare ad avere le prime informazioni sul prossimo platform. Tenete gli occhi aperti. Ma basta guardare al futuro, torniamo a parlare del passato. Nel mondo dei videogiochi, tra gli eventi più prestigiosi, figura sicuramente la manifestazione a cadenza annuale dei Golden Joystick Awards, una sorta di versione inglese dei The Game Awards di Jeff Keighley. Si tratta di una vera e propria istituzione del settore che ha visto la sua prima edizione nel lontano 1983 e quest'anno, in occasione della celebrazione del 50° anno del gaming, tra i premi presenti durante la manifestazione ce ne sarà uno particolarmente speciale, l'Ultimate Game of All Time, il miglior gioco di sempre. Ma chi sono i candidati e chi ha stilato questa lista? Beh, inizialmente è stata redatta una lista comprendente ben 150 titoli e ad assemblarla ci hanno pensato le redazioni di alcuni dei più grandi portali inglesi del settore come Edge, GamesRadar e RetroGamer. In seguito è stata messa in piedi una giuria di esperti e figure chiave del mondo dei videogiochi che ha scremato la lista riducendola a soli 20 partecipanti, tenendo conto di parametri come ricezione della critica, eredità, impatto commerciale e sociale. Tra i nomi noti che si sono occupati di selezionare i candidati finali abbiamo tra i tanti Katsuhiro Arada di Tekken, Debbie Bestwick del Team 17 e Gary Penn, uno degli autori del primo GTA. I 20 nomi faranno sicuramente discutere e Nintendo è presente con più di un partecipante. Abbiamo infatti Super Mario Bros. 3, Super Mario Kart, Super Mario 64, Breath of the Wild e Pokémon Go. Tra gli altri risultano vere e proprie pietre miliari del gaming come GTA V, Metal Gear Solid, Doom, Portal, Minecraft, The Last of Us, Halo, Dark Souls, Street Fighter 2, Half-Life 2, Pac-Man e Tetris, oltre a SimCity, Space Invaders e Call of Duty Modern Warfare. Le votazioni sono aperte a tutti e si possono esprimere due preferenze e c'è anche un'altra categoria, quella della miglior console di sempre. Ma su questo è inutile votare, tanto la risposta la sappiamo già, no? La premiazione si svolgerà il 23 novembre e sarà interessante vedere chi si porterà a casa questo ambito premio. Secondo voi, chi merita di vincere? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, voi mi raccomando riposatevi, fate bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Casual, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E se avanza tempo proveremo insieme anche GTA San Andreas.